Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, siamo al minuto 83 e 22 ad Empoli, la Juve vince 2-0 e quindi iscrivetevi al canale, like al video, commenti e campanella per essere raggiunti e raggiunti. Ovunque voi siate, i dati statistici sono dalla nostra parte, il possesso palla, i tiri sono in questo momento 14-6, ma soprattutto 5-0 i tiri dentro la porta, che è quello che conta di più. E la Juventus che nel primo tempo, ma anche nel secondo... Oh, ragazzi, conclusioni dell'Empoli con parate di Perin, cioè parate di Perin, zero occhiali, zero, zero, zero. Poi dopo vedo già dei commenti un po' strani, abbiamo gestito troppo, la cattiveria di Udine dove è finita, ragazzi, però, oh, fateli curare a un certo punto, io ve lo dico, cioè stiamo vincendo all'84esimo 2-0 l'Empoli, adesso attenzione a Pogba, occhio, aspetta, Pogba sulla sinistra, tra l'altro lui ha cambiato rispetto a Miretti, ovviamente, largo per Weah che anche lui è entrato in campo negli ultimi minuti, e poi adesso la Juventus ovviamente con molta tranquillità fa possesso palla. Però primo tempo in cui ci avevano annullato il gol di Danilo, siamo andati in vantaggio con Danilo, della serie annullami anche questo, non è vero? E poi purtroppo c'è stato questo calcio di rigore che si è andato a procurare Gatti, che Vlahovic ha sbagliato tirando molto male. Non benissimo Vlahovic, che aveva avuto anche un altro paio di circostanze per andare a segnare e a portare la Juve sul 2-0 nella fine della prima frazione di gioco, poi lo ha sostituito nel secondo tempo mister Allegri con Milik, ma soprattutto al di là delle occasioni, delle situazioni, un po' macchinoso. Allora Dujan, non devi essere macchinoso, mi devi essere un centravanti lineare, perché hai dimostrato già nelle prime due giornate che se sei un centravanti lineare i tuoi gol li fai indipendentemente da chi ti dà gli assist, da come giochiamo, del sistema di gioco e di quante palle arrivano. Se tu fai il centravanti lineare, segni. Se tu mi fai il macchinoso, mi sbagli il calcio di rigore tirandolo tra l'altro malissimo. Secondo tempo la Juve ha continuato con grande tranquillità a gestire la partita, è arrivato il secondo gol di Chiesa a campo assolutamente aperto, a dimostrazione che se Chiesa ci crede è ovviamente in grado di fare la seconda punta, perché ha velocità, ha tecnica, ha dribbling, ha scatto e soprattutto ha tiro. Il tiro di Federico Chiesa ci può risolvere molte situazioni. Non mi è bellissimo, sto riguardando intanto bellissimo l'assist in verticale di Milik per Chiesa, che salta al portiere, scivola, rimane a terra, si rialza, insiste e segna. Questa è la cattiveria, questa è la determinazione, devi insistere e andare a segnare. Capitolo arbitrale, ma soprattutto capitolo televisivo. Ci sono un paio di situazioni, soprattutto una al primo tempo e una nel secondo, dove ci potrebbero essere degli altri rigori per la Juve, ma il replay latita. Ma la cosa più divertente è cross, McKenny che mette dentro il pallone, fallo di mano col braccio largo del giocatore dell'Empoli, e il commento è... attenzione, se è mano è angolo. Come se è mano è angolo? Se è mano è rigore. Se il pallone di McKenny che ha messo in mezzo all'area di rigore era uscito dal campo, è un altro discorso. E allora c'è il pallone che è uscito dal campo. Ma se non è uscito dal campo e McKenny lo mette dentro e c'è mano, è rigore, non è angolo. Che ormai siamo assolutamente alla follia pura. La Juve a 3 dalla fine porta a casa, perché la porta a casa, una vittoria assolutamente strameritata. Io lo so che dà fastidio, perché li vedo già, vedo i rosiconi negli avversari, vedo i disfattisti nei nostri, dà fastidio, ma dopo 3 giornate siamo terzi, però diciamo secondi perché c'è una coppia al comando, siamo terzi ma secondi, a 2 punti dalle milanesi che giocano il derby quando finisce la sosta e non giochiamo in casa contro la Lazio. E abbiamo già lasciato leggermente dietro delle squadre che in teoria sarebbero più forti, più consolidate e più importanti dal punto di vista palazzoide di noi. E quindi bene Juve, ci portiamo a casa la vittoria, ci rilassiamo, ci godiamo la pausa del campionato per le nazionali e ci facciamo un po' di discorsi tra di noi. 2 alla fine, 2 ancora alla fine. Allegri ha cambiato rispetto all'ultima e qualcuno ha scritto prima della partita: ecco l'ennesima formazione cambiata. Oh ragazzi, però mettiamoci d'accordo.
La Juventus ha fatto un mercato in cui ha dovuto smaltire, ha dovuto sforbiciare, soprattutto ha dovuto mandare un sacco di giocatori a giocare, perché altrimenti aveva 50 giocatori in rosa. Adesso comunque ne ha tanti e giocando una partita alla settimana, cioè se noi giochiamo con gli stessi 11 tutte le partite, ci sono 11 giocatori che non giocano mai, Abbiamo una partita da fare, se giochiamo sempre con la stessa squadra, gli altri non giocano mai, gli altri non li facciamo mai giocare, cosa facciamo? Decidiamo, o gli altri non li facciamo mai giocare e quindi giochiamo sempre con questi 11, oppure non ci lamentiamo e ci abituiamo, soprattutto quest'anno, a una rotazione per far giocare anche gli altri. Tra l'altro, si voleva Gatti e non Alessandro, e Allegri oggi ha messo Gatti e non Alessandro. Si voleva Kostic, perché Kostic ha giocato più due giornate, due pareti, e ha giocato Kostic. Tra l'altro, si è verificato anche questa sera che se gioca Kostic invece di Cambiasso sull'esterno, con Chiesa un po' diverso, Se Chiesa deve fare la punta. Se Chiesa deve fare la punta è meglio Cambiasso. Poi Kostic è uno che mette dentro sempre dei palloni interessanti, però poi bisogna sfruttarli. Ha fatto giocare McKennie sull'esterno di destra e non Weah, che è entrato nel secondo tempo, personale opinione, ragazzi, cioè McKennie a parte un paio di pallette sbagliate, ma McKennie dal punto di vista propositivo, dal punto di vista difensivo, è stato molto meglio di Weah. Sono sempre americani, però McKennie ha molta più esperienza. Attenzione intanto, bella l'apertura di Kemper McKennie la mette dentro, deviazione su Moise. 90esimo, 7 minuti di recupero, Moise, infatti Allegri dice, c'è la porta davanti, insisti, cattivo, vai alla conclusione, Moise. 2-0, ma potevamo essere almeno a 3, e dobbiamo essere almeno a 3, vediamo, c'è un calcio d'angolo per noi, facciamo un po' di cronaca come ai tempi. Inquadratura stretta su Zanetti, che insomma non era assolutamente contento ovviamente, perché l'Empoli ha perso le prime due, perde anche questa, quindi 0 punti, 3 perse dopo 3 partite. Cambiasso va a battere la calcio d'angolo, si avvicina Pogba che ha subito Miretti, assolutamente ha subito dimostrato di essere un'altra cosa. Deviazione, Danilo, Cambiasso, chiuso, allora va centralmente, Locatelli che è diventato non solo regista nostro ma anche per la nazionale, ha detto Spalletti, traversa di Milik, il cross a centro area, colpo di testa di Milik, che è saltato oltre tutti sul cross di Weah, traversa piena, portiere battuto, bisognava appoggiarla, forse ha insistito un po' troppo nella potenza, è andato a prendersi una traversa clamorosa, sarebbe stato il 3-0 strameritato da parte della Juventus, 91-20, 7 minuti di recupero. Miretti male, ribadisco, ma non perché io stravedo e lo adoro, però la sua fase di crescita è ancora lontana da essere all'altezza per essere il titolare inamovibile futuro della Juventus. Danilo da capitano, oltre al gol, grandissima personalità. Perin, osservatore della partita, non è vero? Bremer ha giocato bene sull'uomo, però ogni tanto ha avuto anche lui qualche piccola sbavatura. Tra l'altro oggi pomeriggio ho visto anche, ve lo dico, Arthur giocare, perché poi Locatelli lo critichiamo perché non è un regista mai adattato. Però ho visto Arthur giocare a San Siro. Siccome qualcuno mi ha scritto, ecco Arthur a Firenze, gioca come da noi, Arriva la palla, passaggio in orizzontale da un metro. Quella è stata la partita di Arthur. Arthur che dir si voglia. Quindi forse dovremmo un attimo ridisegnare i nostri giudizi su quello che potrebbe essere potenzialmente il giocatore, ma che assolutamente non è, 92-30, 7 minuti di recupero, Empoli 0, Juventus 2, vediamo. Tra l'altro la Juve sta giocando perché vuole cercare il terzo gol, non per quelli che hanno iniziato la partita, ma per quelli soprattutto che sono subentrati, Da Milik a Weah a Moise Kean, che prima ha avuto l'opportunità ma non è riuscito ad andare fino in fondo, Allegri continua a dare indicazioni. Prima partita l'abbiamo vinta bene, a Udine, la seconda partita l'abbiamo pareggiata male, al di là degli episodi, internamente col Bologna. Questa era la prova del 9 del piccolo trittico iniziale. E insomma è stata comunque positiva. Vediamo Rabiot, attenzione.
Rabiot che nel primo tempo ha sbagliato un'opportunità in contropiede a campo aperto per noi, non ha dato bene la palla, per cui anche lui su quelle cose lì deve essere molto più attento. Attenzione, posizione regolare, forse? Rabiot, entra nella rigore, Rabiot se la mette su sinistro, appoggia, Milik, dagliela Ken, invece che tirare mentre stai scivolando, dagliela Ken! Poi forse era anche in posizione regolare, però ovviamente il guardalino non l'ha alzato e avrebbe aspettato la decisione del VAR. Attenzione, destro lui, quello Siena, Roma, quel destro lì è andato al tiro, a scendere, è sceso non di tanto, è sopra la traversa, però vabbè, per il c'era, guardato, e tranquillamente con l'occhio accompagnato. Siamo ai minuti finali, agli sgoccioli di questa partita che la Juventus sta vincendo bene ad Empoli, 94-10, 3 minuti, un po' di meno al traguardo, che la Juve porta vittoriosa a casa, non come la Ferrari nel Gran Premio di Monza, che pole position, e poi davanti sono arrivati gli altri, e la Ferrari terza e quarta. Tra l'altro c'è Massa che rivorrebbe il titolo famoso e aspetta che la Ferrari lo difenda, se aspetti Elkan, sei a posto, che... 94-35 dopo la traversa di Milik, il palo di Ken. Mamma mia. Bella però, eh. Ce l'ha avuta sul sinistro, col destro se l'è portata sull'interno, poi ha tirato secco, ha seccato il portiere, ma ha preso il palo esterno Ken. 95esimo ad Empoli, Empoli 0, Juventus 2, ancora 2 minuti da giocare. Mentre c'è la curiosità della giornata, non fatela sfuggire. Sapete dei cori del Milan sul Pullman dopo la vittoria di Roma, di Leao, che ha postato i loro cori, chi non salta un porco juventino. Il Milan ha detto: prenderemo provvedimenti per quello che è successo all'Olimpico. Ma quale Olimpico? Ma quale Olimpico? È successo sul Pullman, è il tuo giocatore che l'ha postato. E allora devi prendere provvedimenti nei confronti del tuo giocatore, che l'ha postato, cioè fa vedere al mondo che fanno i cori contro la Juve, beceri tra l'altro. Ma poi che c'entra? Ma hai vinto una partita a Roma, ma cosa c'entriamo noi? Pogba? Milik? Attenzione, 95-40. L'Empoli ormai non c'è più, ha alzato bandiera bianca. Rabiot. Danilo passa l'uomo, Rabiot, il tocco in orizzontale per Locatelli, chiede palla dall'altra parte, allarga, allarga Locca, dai, attenzione. Ancora il passaggio di nuovo in cabina di regia per Locatelli, chiede dall'altra parte Cambiaso. Circolazione e possesso della Juve, che a meno di 1 minuto dalla fine si porta a casa la partita con intelligenza, devo dire. Danilo. Milik, 96-21. Cambio al centro dove c'è Bremer. Prova a fare sovrapposizione veloce Cambiaso, Locatelli non lo serve, attenzione, l'ultimo attacco per noi. Cambiaso adesso, 96-40, Cancellieri prova il contrattacco con destro. Oh, bella chiusura difensiva da parte di Cambiaso, poi Bremer, Cambiaso va via, bene, in velocità giù, fallo arbitro, 96-55 e 56. E 57 e 58 e 59, 97, è finita, arbitro 1, 2, 3, il triplice fischio, Riene va più, Empoli 0, Juve 2, Danilo e Chiesa, siamo a ridosso delle milanesi. Iscrivetevi al canale, like al video, commenti e campanella.